Benvenuti nel nuovo video. Volevamo farvi vedere la durata oggi di questo qua, che è Slip Lingerie. Io ho preso questo nel colore Exotic numero 12. Questo costa 8,80 euro se non erro, ed è abbastanza, insomma, il prezzo è abbastanza elevato. Ho preso questo qua io perché tutta l'altra gamma di colori era troppo chiara a mio gusto, quindi secondo me questo qui è l'unico che, insomma, un pochino più fattibile. Poi vabbè, è a gusto, ecco, però penso che abbiano fatto delle sfumature di colore un po' troppo simili tra di loro, e vabbè, comunque quello è a gusto mio, ecco. Ho preso questo giusto per provarlo insieme. Ho visto anche gli altri tipi di tinte, però sono colori per me un pochino troppo esplosivi, troppo particolari, quindi no, sono andata su questo. E adesso l'applichiamo insieme e poi vediamo un pochino come dura, ecco. Vai, cameraman. Allora, ovviamente senza matita non è facilissimo metterlo, comunque sempre meglio avere una matita. Questo è il colore. Non fate caso alle mie labbra che fanno schifo, però vabbè. Ok, adesso vediamo un pochino se dura. Qua io attualmente lo sento molto bene sulle labbra, non secca per il momento e non è appiccicoso e ecco qua, il colore è bello, è molto bello. Vi ripeto, personalmente l'unico da prendere era questo, perché avendo le labbra già molto chiare di mio, gli altri mi stavano veramente veramente male. Adesso io e Santo subito ci andiamo a rifocillare di yogurt, penso, sì, quindi giustamente lo mettiamo subito alla prova. Allora, cominciamo a fare merenda. Abbiamo preso uno yogurt con la frutta. Santo subito, vieni qua, giustamente lui. Che ci sta sopra? Granella di biscotto. Granella di biscotto e Kinder Bueno e cioccolato bianco. Cioè proprio una cosa proprio allucinante. E vabbè, allora questo è lo yogurt finito, come potete vedere, signore e signori. Sì, Rosa mangia tanto pura. Però l'assistente qui ci fa notare, facendo la pirouette col cucchiaino, che un pochino di rossetto è rimasto sul cucchiaino. Sì, si è tolto un pochino, però insomma con lo yogurt ha tenuto abbastanza, solo qui, vedete? Vabbè, comunque niente, io l'avevo fatto comunque asciugare, quindi non è che è no transfer, cioè guardate. Come no transfer ci siamo proprio assai, nel senso che una volta che si è asciugato veramente mantiene, a parte quella minima macchia che vi può fare, ma proprio minima, però non resta proprio niente, guardate. Vabbè, ci sta, insomma, ho mangiato uno yogurt, ci sta quasi tutta. Per adesso va bene, adesso vediamo un pochettino, continuiamo a farci in giretto e poi vi faccio sapere. C'è una OVS. E dove c'è l'OVS c'è Rosa e Santo subito appresso alla ricerca dell'essence perduta. Andiamo a vedere se ci sta pure qua l'essence, che questo è un centro commerciale dove noi non veniamo molto spesso. Comunque hanno messo parecchie cose carine all'OVS ultimamente, come magliette. Ah, c'è il make up, quindi c'è l'essence. Eccola! Wow! Cioè, stand meraviglioso! Wow, sta fatto benissimo sto stand, sta mantenuto proprio bene. Sono sulla poltrona massaggiante! Oddio! Cioè, mi sta massaggiando le cervelle in questo momento, non so se vedete il movimento. Sono quelle poltrone dove tu metti il pleuro e ti fa 5 minuti di massaggio. È meraviglioso! Ah, meraviglioso! Vabbè, io mi addormento, ma ci vediamo dopo! Qua, allora, io mangerò il riso, questo qua Venere nero, con i gamberetti,
e il contorno, e poi mi hanno dato anche un pochino di focaccia, che ne mangerò solo un pezzettino. Poi in realtà alla fine questa è la mia dieta, quindi è precisissimo proprio. E però guardate, tanto subito che si appresta a farmi venire l'acquolina, grazie, ti ringrazio. Cioè, questo non è una panina, è una bomba. No, è una cosa esagerata. È buono. Il gamberetto. Allora, come potete notare, io ho quasi finito il riso, mi manca da mangiare il contorno. Nel riso c'è un pochino di olio, però non è oleosissimo, cioè è condito bene, ma non è proprio esagerato. Però comunque sì, l'olio un poco ci sta, quindi ci sta ancora. Io sto cercando, ho fatto pure col tovagliolo prima, ancora ce la fa. Adesso vediamo un pochino, intanto sento subito. Non so se vedete, non si vede un Kaiser. Vedete, non c'è più il panino. Rieccoci. Allora ragazze, con somma felicità, ci sta, eh? Allora, è un pranzo completo, poi alla fine ho il riso, ho mangiato, ho mangiato, perché poi giustamente per essere coerente, già posso fare, non ho bevuto, vi giuro che è tutto naturale. Allora vabbè, sì, è andato via, però c'è abbastanza, ovviamente va ritoccato ragazze, però c'è, non male, veramente non male. Voi che dite? Vabbè, lasciatemi poi sotto nei commenti che cosa ne pensate voi. Io penso di chiudere qua il vlog, perché tanto poi alla fine non mangerò, e comunque vi devo dire che ho anche bevuto molto spesso con la bottiglietta, quindi ragazze, io che voto le diamo? Sento subito, vai, esprimiti. 9? 8? 8 e mezzo, va bene, 8 e mezzo. Sì, brava Nix, 8 e mezzo. Quanto costa praticamente? 8 e mezzo. Vabbè, ragazzi, io adesso. Ah sì, sì, anche questo, non è. Sì, io dico sì, sì, perché lui mi fa i segni. Non secca, è no transfer, veramente no transfer. Non lo sentite assolutamente sulle labbra. Unica pecca, vi ripeto, i colori, le colorazioni, perché l'unico che ho potuto prendere è questo. Per il resto, secondo me, almeno al mio gusto, sono troppo chiare. Però magari c'è a chi piacciono nude, quei nude molto chiari, quindi c'era un nude grigino che non mi ricordo quale era. Quello ve lo consiglio se vi sta bene quel tipo di colore, perché io avevo provato a prenderlo, però vabbè. Santa subito ha fatto il gesto, come dire, c'era una bionda che se lo stava provando, ci stava benissimo. Sì, però tutto si è messo con curp, quindi vabbè. Dopo di questo vi lascio, un bacione, ciao, mettetemi un like se il video vi è piaciuto, ciao, saluta, fai ciao, sì, fai ciao al contrario, fai ciao, fai con la mano, ciao, 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 ciao.